consueto appuntamento con le stime di chiusura dell'anno in corso e le previsioni per l'anno successivo. Guido Surci, presidente dell'osservatorio di ASOCOM, nonché Chief Strategy Innovation Officer di Avast Media Group, ha fatto il suo consueto intervento, dal quale sono emerse, mi sembra di aver capito, due tendenze importanti. Uno, questa esplosione del mondo digital che ormai è il 26-27% del mercato pubblicitario e all'interno del quale stanno succedendo delle cose molto interessanti. Due, una tendenza forse già acquisita di come sta cambiando il mondo televisivo da un punto di vista degli investimenti pubblicitari. Iniziamo dall'ambiente digitale. Che il digital cresca non stupisce nessuno chiaramente nel settore. Noi come centro studi abbiamo approfondito un pochettino le discipline digitali ed effettivamente ritroviamo tutta una serie di trend anche estremamente importanti. Abbiamo stimato l'impatto del video digitale sul mondo digital. Ormai è un po' di anni che il video cresce al 18-19-20%, è sicuramente la disciplina che galoppa più velocemente. Dall'altra parte, in maniera trasversale rispetto alla separazione display e video, è il mobile. Il mobile cresce ad un ritmo che ormai rischia nel giro di 3-4 anni di superare il desktop, quindi diventare l'ambito di maggior raccolta pubblicitaria del mondo digitale, che solo 2 anni fa non era assolutamente così scontato. Tutti ci ripetavamo che il mobile ha lo schermo piccolo, che i formati pubblicitari non funzionano, che il consumatore non li vede. In realtà evidentemente il mercato ha trovato un modo di mettere questi investimenti a frutto, a portare a casa dei risultati, e qui a questo punto la domanda si sviluppa di conseguenza. Il mondo della televisione, l'altro tema che toccavamo, è un mondo decisamente più consolidato, lo conosciamo le discipline, abbiamo ben misuriamo bene i risultati e quindi gli investimenti pubblicitari stanno seguendo quello che è lo split delle audience. È chiaro che lì poi ci sono delle differenziazioni, nel senso che ci sono dei canali senza pubblicità, con meno pubblicità, dei limiti di legge, quindi non vedremo mai degli investimenti che fotocopiano in maniera identica i comportamenti dei consumatori, però vediamo che insomma il settore si sta adeguando a quelli che sono i comportamenti dei consumatori. I canali digitali tematici stanno crescendo in termini di audience e stanno recuperando anche un gap da un punto di vista pubblicitario. Sì, i canali più tematici sono sicuramente una delle grandi innovazioni dello scenario televisivo italiano, sicuramente alcuni di questi sono degli esercizi editoriali molto interessanti e molto graditi al pubblico, che si sta abituando a usare questi canali seppur profilati in maniera molto specifica su determinate audience. Gli investimenti seguono perché sempre più, quando abbiamo delle strategie che cercano un determinato consumatore, avere dei canali che parlano a quel tipo di consumatore chiaramente ci permette di fare dei ragionamenti che vanno anche al di là di quella che è la pubblicità tabellare classica. Dopo le luci, le ombre, la stampa che sembra non raggiungere il fondo, non si sa quale sia. Io, preparando questa presentazione, riflettevo che forse sarebbe anche ora di non parlare più di stampa, nel senso che la carta, che è quella che noi misuriamo l'investimento pubblicitario sulla carta stampata, è veramente ormai sempre più marginale. Ma perché è marginale la carta stampata? Poi tutti noi fruiamo notizie, fruiamo contenuti prodotti da quelle redazioni, ma non li fruiamo più su carta. D'altro canto è anche complicato riaggregare il tema degli investimenti in funzione dell'editore. Gli editori, quello che perdono sulla carta, non riescono ancora a recuperarlo sul digital. C'è un grandissimo problema di business model. Il convegno di qualche giorno fa a Torino sul futuro del quotidiano ha aperto tutti questi problemi e ha dato delle soluzioni, ma che non sono così facili. Dovete far pagare di più, pagare di meno, pagare tutti, per parafrasare uno slogan di altri tempi, esatto. Però non è così facile, in particolare il consumatore italiano non è abituato. Ci sono dei casi interessanti, New York Times, Washington Post, ma che gravitano su una strada, sembra essere diversa. Sì, ma io penso che anche la logica delle app, che ci ha abituato tutti a pagare i 99 centesimi, i 2 euro per acquisire qualcosa, possa essere come mentalità molto interessante, perché ci abitua un pochettino più a pagare. Noi italiani eravamo abituati ad avere o totalmente gratis o degli abbonamenti da 10, 20, 30 euro al mese. Probabilmente la soluzione della stampa è in una via intermedia. E poi invece l'out of home, che sta conoscendo una nuova fase di evoluzione. Sì, io devo dire,
anni ormai che ogni volta che vado all'estero rimango lì a guardare gli impianti che hanno altri paesi. Piano piano anche noi stiamo iniziando ad entrare in quest'area, si misura chiaramente la maggior raccolta pubblicitaria fatta dagli impianti di nuova generazione nell'affissione. Quindi c'è sicuramente una grande opportunità strutturale, quindi le società del settore prima si adeguano a questi nuovi standard, meglio è per tutti. D'altro canto c'è anche un investimento culturale da fare come settore per capire come usare questi impianti, che non sono degli schermi plasma che fanno vedere delle cose interessanti, però posso incominciare a giocare sugli orari del giorno, perché ci sono audience diverse, posso incominciare a giocare sulle condizioni esterne, il meteo, il treno che arriva da Venezia o sta per partire il treno per Venezia, gli aerei che passano, bellissima case di British Airways. Quindi lì è veramente un tema i creativi si dovrebbero abituare a questi nuovi linguaggi. Allora, per concludere, nel 2017, vabbè, che verrà chiuso in maniera positiva. Ma il sentiment sul mercato qual è? Allora, una considerazione che effettivamente non ho fatto durante la presentazione è che già il 2017 è iniziato non proprio in maniera positiva. Noi confidiamo che la seconda parte dell'anno recuperi un pochettino e atterriamo su quel più 1,8 di cui abbiamo detto, ma è già quello un segnale di ripresa, perché al momento siamo sotto quella percentuale. D'altro canto il sistema paese così si sta muovendo, vediamo tutti il PIL, sono usciti l'altro ieri dei dati di fiducia del consumatore che riprende un pochettino, e quello è sicuramente una fantastica indicatore per tutte le aziende di produzione che poi possono avere quindi risorse da investire nella pubblicità. Però davvero detto che più cresce il sistema paese meglio è per la nostra comunità di investitori e di gestori di marche, ma anche il tema dell'innovazione che può permettere di portare a casa risultati più positivi è una leva interessante per far crescere la quota dell'advertising all'interno del sistema paese. Poi aspettiamo il 2018, ricco di eventi sportivi, non ultimi mondiali, come tutti gli anni sì, pari. Gli anni pari sono sempre degli anni un po' più facili degli anni dispari. Bene. Questo sicuramente. Allora, in attesa che lo scenario, il panorama migliori, da qui comunicare domani tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.